Gianni, presentiamo le ultime tre creazioni di Vallese Garage. Diciamo che ci è dato dentro in questi ultimi 10 mesi, eh? Sì, queste sono le ultime tre special che ho fatto in 10 mesi. Tecnicamente, cominciando da marzo dello scorso anno, ho fatto prima Outcast, dopodiché la rossa, diciamo, che ha vinto in EICMA, e praticamente l'altro ieri abbiamo finito questa, che è un ultra limited del 2012. Beh, come la vedete, così è sempre comunque special. Un oro candy, mi dicevo. Questo è un oro candy, sì, con aerografie, candy, varie, sì, sfumature di nero, con varie aerografie fatte lungo la motocicletta. Bella, cioè, la racconti un po'. A me piaceva una cosa subito che notavo: questo movimento, sì, laterale. È vero, questo siamo stati obbligati a farlo perché per una scelta del cliente, e non volendo invadere le valigie di altoparlanti, voleva un impianto hi-fi potente, quindi di conseguenza abbiamo messo i woofer integrati nelle fiancatine e abbiamo integrato le fiancatine alle borse, e dopodiché abbiamo creato anche una geometria sulle borse per accompagnare il tutto fino ad avere luci e frecce nella parte posteriore esterne della borsa. Mi piace perché nelle tue moto possiamo dire che c'è sempre tanto movimento. Sì, sì, perché ecco, su questo tipo di moto, sulle special, su ogni moto facciamo il vestito adatto. È stato molto interessante vedere le varie fasi di creazione di questa proprio attraverso Facebook. Sì, devo dire, è un veicolo promozionale molto potente, molto, molto flash, cioè hai immediatamente la risposta anche da parte del cliente. Devo dire, sia la pagina di Vallese Garage che comunque il mio profilo si seguono costantemente, è costantemente monitorato da Roberta, praticamente, che pubblica costantemente le varie fasi di costruzione delle moto. Permettono di avere una vetrina e un quadro completo del lavoro e dell'impegno che ci vuole per fare un lavoro del genere.